Buongiorno a tutti, buon giovedì 25 aprile. Un caro saluto da parte mia, un abbraccio a tutti voi iscritti al canale YouTube. Vi auguro una buona giornata, ma anche magari un buon weekend, visto che molti fanno weekend lungo. C'è un botta e risposta tra Paolo Maldini e il presidente attuale del Milan, Paolo Scaroni. Tra i due non c'è mai stato un grandissimo feeling, neanche quando Maldini era in dirigenza. Poi sapete cosa è successo: Maldini qualche mese fa aveva rilasciato una dichiarazione parlando della vecchia dirigenza, di Furlani, di Ivan Gazidis e anche di Scaroni. Su Scaroni aveva detto che quando il risultato del Milan, insomma, non era positivo e quindi perdeva, lui lasciava lo stadio prima, andava via dallo stadio per non trovare traffico, sostanzialmente. Ed era stata una delle dichiarazioni di Maldini a Repubblica, se non vado errato. Ieri, a questo evento organizzato dal Foglio, c'è stata un po' una dichiarazione provocatoria, o comunque una dichiarazione forte, ecco, da parte del presidente Scaroni, che ha parlato di Paolo Maldini. La domanda è stata: ma sente ancora Maldini? Ci ha parlato con Paolo Maldini? E lui dice: no, non l'ho più sentito. Quando qualcuno guarda il suo passato con un certo tasso di acrimonia, vuol dire che non sta vivendo benissimo il presente. Una frase comunque forte, una frase comunque dove Scaroni dice: se tu guardi al tuo passato con acrimonia, vuol dire che non la stai vivendo bene, stai un po' rosicando, una sorta di frase del genere verso Paolo Maldini. Oggi, stamattina, attraverso le pagine del Corriere della Sera è arrivata la replica di Paolo Maldini a queste dichiarazioni di Scaroni. Quindi, insomma, si sta accendendo a distanza un vero e proprio dibattito, un vero e proprio botta e risposta tra Maldini e Scaroni. E Maldini cosa dice? Dice al Corriere della Sera: se guardo al mio passato non riesco a smettere di sorridere. Quindi un Paolo Maldini che se ne esce, in questo caso con eleganza, anche perché in effetti se lui dice: se io guardo al mio passato, è un passato anche da vittorioso, no? Paolo Maldini ha alzato le Champions, ha vinto tutto in carriera, quindi lui dice: non riesco a smettere di sorridere. Dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera. Lui era, se non sbaglio, vedendo dalle storie che posta sui social, è a Parigi insieme alla moglie, perché sappiamo che dopo il licenziamento dal Milan non ha avuto ancora nessun incarico dirigenziale, o comunque avrà rifiutato alcune proposte, perché Maldini aveva detto: in Italia o al Milan o in nessun altro club. Quindi io credo che Maldini in cuor suo spera in futuro di tornare al Milan, magari con un'altra dirigenza, con un'altra proprietà. Attualmente, se dovessero rimanere tutti gli attuali protagonisti di questo Milan, quindi con Redbird, per Maldini vedo al massimo una possibilità all'estero, perché in Italia lui ha sempre detto: o il Milan o niente. Giustamente, conoscendo la sua storia, la sua famiglia, la tradizione della famiglia Maldini. Cari amici, poi ieri si è giocata la seconda semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina. L'Atalanta è andata avanti, la finale sarà tra Juve e Atalanta. La Fiorentina ha perso 4-1, ma prima della partita c'è stata una dichiarazione da parte di Luca Percassi, che è l'amministratore delegato dell'Atalanta. Sapete benissimo che con il gruppo di Gasperini c'è un giocatore ancora di proprietà del Milan, ma in prestito con diritto di riscatto a 23 milioni più 2 di bonus, ovvero Schalde Ketelare, che ieri è andato anche vicino al gol. Percassi ha lanciato praticamente un grosso indizio di mercato, come si dice in quest'epoca, no? L'indizio di mercato. Anzi, forse più di un indizio, perché in una dichiarazione ha fatto capire che le possibilità di De Ketelare di rimanere a Bergamo sono molto alte. La domanda è stata: cosa suggerirebbe a De Ketelare e alla famiglia di De Ketelare di confermare l'appartamento,
la casa a Bergamo o di cominciare a traslocare verso Milano per un rientro a Milano. Percassi dice: gli suggerirei di confermare la casa di Bergamo, perché è una città bellissima dove si sta molto bene. Se la cava con una battuta, ma in questa battuta c'è un indizio importante, suggerirei a De Ketelaere di confermare la casa a Bergamo. L'idea dell'Atalanta è quella di riscattare De Ketelaere a 23 milioni più 2 di bonus, poi i bonus scattano anche in base ai piazzamenti europei in campionato, e il Milan con questi soldi avrà sicuramente più budget a disposizione per completare il proprio mercato. D'altronde De Ketelaere a Bergamo si trova bene, è un giocatore che ha ritrovato se stesso. A Milano non ha fatto bene, secondo me, sia perché lui era probabilmente la prima esperienza italiana, una piazza esigente come Milano, pressioni altissime, post scudetto, quindi l'anno successivo allo scudetto dove l'asticella si era alzata e pesava su De Ketelaere il costo dell'operazione. Mentre a Bergamo è arrivato dove doveva rilanciarsi e c'è riuscito con Gasperini. Secondo me ha anche Pioli delle colpe, perché probabilmente non ha saputo trovargli la collocazione giusta in questo 4-2-3-1. Inizialmente Miana pensava di metterlo dietro la punta, ma lui, come caratteristiche, dice di trovarsi meglio come seconda punta. Quindi aspetto tattico, aspetto ambientale, aspetto personale, probabilmente il giocatore non ha tutta questa personalità e non è andata bene l'esperienza al Milan. Questo non vuol dire che il giocatore sia scarso e questo non vuol dire che il Milan abbia completamente cannato, pure perché ora, se riceve questi 26 milioni di euro, 23 in realtà più bonus, il Milan riesce sostanzialmente a avere più budget sul mercato. Chiudiamo con una notizia di mercato. Dall'estero il Real Madrid è pronto a fare offerta al Milan per Malik Thiaw. Malik Thiaw che non ha giocato e disputato una buona annata, anzi io lo dico onestamente ragazzi, mi meraviglierei se il Real Madrid andasse a prendere Malik Thiaw. Un Real Madrid, quello di Carletto Ancelotti, che l'anno prossimo avrà Mbappé, Vinicius, Bellingham e una rosa eccezionale in difesa con Malik Thiaw. Sinceramente, se è il Malik Thiaw di 2 anni fa, posso anche capire. Se è giustamente il Malik Thiaw di quest'anno, dubito che il Real Madrid possa fare un investimento del genere. Però questo è un mio commento a parte. La notizia che arriva dalla Spagna è che la squadra spagnola, la capitale spagnola, è pronta ad offrire 30 milioni di euro al Milan per Thiaw. Se questo dovesse poi confermarsi, il Milan potrebbe prendere in considerazione questa offerta, fare una plusvalenza di quasi 25 milioni di euro, perché comunque il Milan, Malik Thiaw sinceramente è stato preso anche per una cifra abbastanza bassa, poi con questa plusvalenza il Milan potrebbe comunque, dovrebbe comunque andare a prendere un altro difensore centrale, quindi la spesa comunque poi va assolutamente fatta di nuovo per un altro centrale. Però è una notizia interessante quella che filtra dalla Spagna, di questo forte interessamento del Real Madrid per Malik Thiaw e di una proposta di 30 milioni. Io ho qualche dubbio onestamente che il Real possa puntare tutto su Thiaw, però vediamo, il mercato insomma c'è sempre riservato anche delle sorprese, è sempre stato così. Comunque ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto, se vi va mettete like, è importante, attivate la campanella e iscrivetevi al canale. Un abbraccio a tutti, ciao, a presto.